entrare lì, ok? Poi di lì, dall'uscita dal primo contatto, il primo bocchettone d'uscita l'ho attaccato direttamente al magnum, no? Come se mettessi un'antenna, in parole povere. E lì ho messo quella da 27. Nella commutazione poi, dall'altra parte, da una parte logicamente passa tramite accordo, passa del magnum, oppure anche in diretta. Dall'altra invece di uscita l'ho portata direttamente al 706, hai capito? Io commutando l'antenna senza passare dentro l'accordatore del magnum va direttamente a un orbito naturalmente, e da questo orbito poi va all'apparato, hai capito? Ma io posso fare tanti modi. Poi c'è un commutatore grande della... cos'è? Della... è un Daiwa, portato a 1500 watt, con anche con lo scaricamento di cosa? C'è anche la scarica di statica, un ingresso e quattro uscite, oppure quattro ingressi e un'uscita, e quello l'ho fatto da divisore per entrare ognuno in un apparato, hai capito? Ok, sì, non ho capito. Allora così è comodo perché puoi commutare utilizzando anche quell'uscita in più che hai sull'accordatore, sempre se parli di quello, ma mi sembra di aver capito così. Sì, ma io con questa verticale qua che uso mi fa anche la 27, e allora non ho bisogno di mettere altre antenne. Una volta avevo solo quella lì della 27, usavo solo la 27, poi sai che noi passiamo tutti da lì, quasi tutti arriviamo dalla 27, magari qualcuno, magari no, conosci direttamente qualcuno che li avvia, diciamo, no? A queste frequenze, ma la maggior parte di noi veniamo tutti, quasi tutti da lì, E allora usavo quell'antenna lì, io poi l'ho levata, usavo ai tempi una Ringo, poi l'ho tolta e ho messo poi questa qua, B-banda, mi fa gli 11,45, però certo fa quello che può. E poi adesso contavo di trovare un sistema di mettere un pezzo di filo appunto accordato, come ti avevo detto, con un accordatore da palo, e devo vedere un attimo come poter mettere questo filo utilizzando appunto un albero che ho vicino casa, e allora vorrei passare questo filo su qualche ramo di questo albero, e in modo che me lo tenga un po' alzato, sollevato, e che non sia troppo visibile, hai capito? L'unico problema è che certo i rami quando si muovono col vento possono, diciamo, come si dice, trastonarlo un po', ecco. Ho pensato di mettere un elastico sul terminale del filo da una parte, però siccome fa tipo una specie di V invertito il filo, da una parte diciamo è elastico, però dall'altra parte dove va a collegarsi l'accordatore non lo è, e quindi devo studiare un po' lì come fare, perché ho paura che quel filo lì, passando aderente sul ramo, si può scorrere, ma magari si inceppa e me lo strappa. A te Pietro. No, ma tu non devi passare nel ramo, tu devi passarlo nel tronco, magari nella parte alta, ma nel tronco devi passarlo. Su quel punto lì non so se arriva la punta, perché lì dovrai fare l'isolamento, no? Allora, questo filo cos'è? Per fare un tipolino per la 27? Per gli 11 metri? No, è un filo di quasi 20 metri, se riesco a metterlo, E lo uso per tutte queste frequenze qua, Mi fa dagli 80 fino ai 10 metri, con l'accordatore da palo.
Però giustamente, come dici tu, bisognerebbe che lo facessi passare il più possibile alla base del ramo, perché è un ramo di abete, per intenderti, e quindi anch'io ho pensato di lanciarlo, perché siccome è molto alto dovrei prendere una scala bella lunga e arrampicarmi, e volevo evitare questo, visto che il balcone è abbastanza vicino a questo albero. Volevo provare a tirare il tiro così, dal balcone, lanciarlo e passarlo su questi due rami, ecco, più o meno, perché passerà su due rami, il più possibile verso il tronco, in modo che quando i rami oscillano non le diano, diciamo, non lo tirino troppo. E lo userei per fare tutte le frequenze, quasi tutte, ecco, meno che forse 160, perché lì ci vuole molto più metraggio a testa. La Lutisa alla 1 mare. E un attimo. Sì, certamente, Paolino, no, ma è così che devi fare. Non so che distanza ce l'hai, naturalmente, dovresti, sì, però un ramo più grosso se è possibile, eh. E tanto, stando anche libero, non cade giù, anche se sventola un pochettino, oscilla il palo, l'albero, non c'è problema, capito? Perché lo devi lasciare lì, perché se lo leghi no, poi te lo tira, o altrimenti devi lasciarlo molto lento, calcolando più o meno quanto può oscillare l'albero, che non lo tiri, non lo rompe, capito? Puoi farlo benissimo, prova a passare intrecciato in mezzo alla parte più grossa dei rami dell'albero e lasciarlo libero così. Anche se poi scende verso il passo la punta, un pochettino, non succede nulla, capito? Poi in base anche a che lontananza c'hai l'albero dal balcone, da dove passa. No, ma non puoi fare, che lì non si muove più, non si muove più, tranquillo. No, non c'è vento che te lo possa fare buttare giù, capito?